Finalmente, è proprio il caso di dirlo, siamo a Piazza Marina e finalmente quella orribile pedana che da anni era qui, distrutta, sporca, piena non solo di fogliame ma anche di sacchetti di immondizia, con i topi sotto, che c'era stata segnalata dai residenti e dai ristoratori della piazza dopo mesi e mesi di segnalazioni. La prima è stata la scorsa estate, ecco, finalmente la pedana è stata rimossa anche quella orribile impalcatura che c'era e questa porzione di Piazza Marina è tornata a uno stato di decenza e di decoro, a passo di lumaca, è proprio il caso di dirlo. Le burocrazie, gli operai e tutti quanti alla fine si sono messi d'accordo e hanno ascoltato l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, grazie anche all'intervento della sovrintendente di Palermo, Selima Giuliano, con cui qualche mese fa eravamo venuti qui a Piazza Marina a Palermo a fare un sopralluogo e ci eravamo resi conto che la situazione era ulteriormente peggiorata. Dicevo, a passo di lumaca si è intervenuti e la situazione è tornata a uno stato di decoro urbano. Ci voleva l'assessore per segnalare una cosa del genere, ci voleva il buon senso, non c'era bisogno che si smuovesse l'assessore. L'assessore si è mosso, non è una vittoria dell'assessore Samonà, è una vittoria della città di Palermo, dei palermitani, perché ci possiamo riappropriare di una piazza bellissima e storica. E ecco, questo pezzetto di Palermo è tornato alla normalità, quella normalità che vogliamo, che è fatta di beni culturali, di giardini storici, di rispetto per la cosa pubblica e che forse è mancato in questa città e che forse in tanti altri casi continua a mancare.